Non è la prima consegna e non sarà l'ultima. Abbiamo dato una grande accelerata, sia come città di Napoli, adesso da sindaco metropolitano. In questi mesi stiamo facendo un lavoro importante su tutti i comuni della città metropolitana, a segnare alle associazioni, a chi è impegnato nel quotidiano per la legalità, i beni che una volta erano del crimine organizzato, la legalità dei fatti. Non la legalità, la retorica della legalità, spesso assistiamo alla retorica della legalità, l'ha detto lei. C'è un allarme criminalità a Napoli, l'ultimo episodio a via San Giovanni a Carbonari è sconcertante. Sì. Ci sono episodi che non vanno sottovalutati. Non c'è emergenza, ma bisogna stare molto attenti. I nostri appelli non sono rimasti inascoltati. Il governo ha mandato 200 uomini, operazione alto impatto, grazie anche a una forte sinergia tra il sindaco, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine. Bisogna stare molto attenti, non sottovalutare, questo a Napoli come altrove. E quindi un ringraziamento alle forze dell'ordine per il lavoro che fanno, e Napoli deve riscattarsi definitivamente attraverso la cultura, cioè quei luoghi che oggi sembrano insicuri devono essere riempiti di persone e iniziative culturali. Questa è la risposta migliore al crimine di strada. Mercoledì si vota il bilancio. Attanasio è passato al PD, quanto la preoccupa questo fatto? Ma non sono mai stato così sereno, per la verità. Approveremo il bilancio. Il 5 e Attanasio, 3. buona fortuna. È come tutti, ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole. Poi io sono uno sempre attratto, diciamo, dalle migrazioni anche politiche. Quindi vediamo Attanasio che cosa farà nel PD, magari porterà anche un poco di energia nuova. Sindaco, oggi c'è un incontro con Fassina, lei ha sempre detto che Fassino o Fassino? Fassina. Ah, Fassino. Lei ha sempre detto che a sinistra c'è una strada da percorrere, che ci sono spazi, potrebbe essere, diciamo, potrebbe, diciamo, anche lei pensare di magari abbracciare questo progetto della Syriza italiana, o è ancora prematuro come. Guardi, io l'unico progetto che abbraccio oggi e domani è fare il sindaco di Napoli. Questo è l'unico progetto che mi interessa. Poi, ovviamente, essendo io anche un soggetto, diciamo, che amministra una città importante dove c'è un laboratorio politico, faccio politica. Sono interessato a tutto ciò che si muove in politica, sono interessato a tutto quello che sta accadendo a sinistra e quindi sono anche contento oggi di fare questo incontro con Fassina. Ma ripeto, per quanto riguarda me, il mio obiettivo è consolidare questa esperienza, approvare il bilancio, costruire una maggioranza ancora più solida nei prossimi mesi e presentarmi alle elezioni per governare Napoli un'altra volta. Se in questo percorso possiamo aggregare, rafforzare, ampliare anche in quell'area di sinistra che non si riconosce più in questo Partito Democratico, ovviamente gli spazi per il dialogo ci sono tutti. Un'ultima cosa, sempre per tornare all'allarme criminalità a San Giovanni a Carbonara, i residenti, le maestre, le scuole vorrebbero organizzare anche una manifestazione per dire no alla camorra, camorristi arrenditi, ma non pensa che forse in quella determinata zona della città sia stato fatto poco? Poche iniziative, qualcosa proprio che aiuti anche questa gente a dire no alla camorra. Ma c'è sempre da fare di più. Perché le spiego, cioè, è stato ucciso un ragazzo che forse non c'entrava niente Sì, con questa storia, è stato ucciso forse per uno sgarro, insomma, un ragazzo di 22 anni però non incensurato. scaricare, cioè facciamo le No, cose un scherzo. attimo con correttezza. Sì. Cioè non scarichiamo gli omicidi di camorra sul sindaco di Napoli, perché altrimenti poi facciamo un'operazione dove io potrei anche dire non rispondo e mi defilo. Invece io rispondo alla parte iniziale della domanda che è interessante. C'è sempre da fare di più. Ognuno di noi, quando accadono fatti gravi, si deve interrogare se abbiamo fatto a sufficienza. E io credo che nei territori, almeno per quanto mi riguarda, cerco di esserci sempre. Proprio l'altro giorno ero a Spia San Giovanni a Carbonara in iniziativa, proprio l'altro giorno ho fatto un incontro con alcune persone che mi chiedevano un rafforzamento dell'area pedonale nella strada delle chiese partendo proprio da San Giovanni a Carbonara, conosco quelle realtà scolastiche, stiamo in contatto con associazioni come Ailovo Porta Capuana che stanno facendo un lavoro enorme. Noi ci siamo. È chiaro che noi non abbiamo nemmeno risorse economiche, il dibattito di questi Infatti mi giorni, rivedo che solo a voi, cioè diciamo. noi, esatto, però io siccome non mi voglio defilare, quindi io cercherò di fare ancora di più, perché credo molto nel riscatto dei territori attraverso la cultura, attraverso il fatto che le istituzioni siano presenti, quindi dobbiamo fare rete, perché insomma, sennò può prendere il sopravvento anche in qualche momento la paura. E ci sono episodi che non vanno sottovalutati, io l'ho detto, anche quando c'era qualcuno che diceva, vabbè, a Napoli tutto sommato
va tutto bene sotto il profilo della criminalità. Io nei tavoli dove si esprimono le opinioni ho detto: io ringrazio forze dell'ordine e magistratura per il lavoro che fanno, non c'è allarme, però non sottovalutiamo, perché ci sono episodi da Ponticelli al centro a Forcella che sono omicidi, sono fatti che ovviamente ci devono preoccupare. L'ho detto con forza. Oggi registro con soddisfazione che si vedono le forze dell'ordine di più sul territorio in questi giorni, non possiamo negarlo che ci sono posti di blocco, c'è presenza, però non deve essere estemporanea. Ecco, io temo che con la ripresa poi delle scuole inizi settembre ci possa stare un arretramento. La presenza delle forze dell'ordine la sera, la notte è fondamentale. Noi aumenteremo sicuramente le iniziative con le scuole, sulla cultura, sui territori, con le associazioni, quello che compete al sindaco. Poi se un domani dovessero decidere a livello nazionale, e io lo auspicherei pure, che ai sindaci vanno date maggiori responsabilità sul tema della sicurezza urbana, ed è un tema di un disegno di legge che pende, che l'ANCI propone, io sarei anche favorevole. Cioè, io credo che è venuto il momento storico in cui soprattutto nelle grandi aree urbane i sindaci devono avere più responsabilità, più strumenti, più poteri e più risorse economiche anche sulla sicurezza urbana. Se ci arriviamo, e allora io mi assumerò anche da ex magistrato una maggiore responsabilità, ancora maggiore sui temi della sicurezza del territorio della nostra città. Sindaco, uno di questi beni è nel comune di Torre del Greco, lotta alla camorra anche nell'area metropolitana, quindi? La lotta alla camorra e assegnazione dei beni confiscati, per quanto mi riguarda da sindaco della città metropolitana, lo farò su tutti i comuni della città metropolitana. Oggi è toccata a Torre del Greco, settembre toccherà ad altri comuni, quindi la legalità non ha confini, come le mafie non hanno confini, così anche la legalità non ha confini.